so di non sapere. Questa si chiama contraddizione in termini ed è il nostro punto di partenza, quello che abbiamo scelto per fare alcune considerazioni sul caso Giuliani e sulla presunta o millantata prevedibilità dei terremoti. Faccio un intervento di tipo tecnico. La storia sismica dell'Aquila è una storia che purtroppo è caratterizzata da periodi sismici molto lunghi. Io qui ho una fotocopia di un testo che è il Baratta, era un monaco di fine 800 che è stato il primo a redigere un catalogo dei terremoti, prima che si arrivasse adesso al grande catalogo dei terremoti che l'INGV ha ormai da molti anni elaborato e aggiornato, dove si parla che periodi sismici più o meno lunghi con un rilevantissimo numero di scosse hanno sempre caratterizzato il periodo, almeno da quando abbiamo fonti storiche, dal 1300 a oggi. E se andiamo a esaminare la crisi sismica del 1700, quella che fu la più disastrosa, qui si parla di l'Aquila ebbe a soffrire pochi danni per la prima grande scossa, il 14 gennaio. Emergenza sciame sismico nel capoluogo. Dopo le forti scosse di ieri e di questa mattina, è massima allerta alla Protezione Civile Regionale, che intanto ha concluso un primo monitoraggio dei danni. Risultano lesionati, seppur leggermente, la scuola elementare De Amicis a San Bernardino e il centro linguistico di Ateneo in via Sergi e 3 appartamenti privati. Per questi 5 edifici è stata decisa la limitazione dell'agibilità. I restanti controlli, circa una 60, hanno solo evidenziato piccole lesioni, da non prendere in considerazione ai fini dell'agibilità delle strutture. Tra queste anche Palazzo Margherita, sede del Comune dell'Aquila. Maggiori per la seconda, il 16 gennaio. E grandissimi per la terza, il 2 febbraio. Che distrusse quasi completamente la città, causando oltre 2.500 vittime nella sola Aquila. 3.32 della notte, 20 secondi di terrore, l'epicentro della scossa è a 10 km dall'Aquila, a 8 km di profondità. Voglio dire che questa è la storia sismica, quindi qui adesso è inutile dire poi i punti. Questi sono i due segmenti di faglia che si sono attivati in questa occasione. Questo terremoto è quasi gemello di quello famoso terremoti del 1703. Esatto, anche nel 1703 le scosse principali sono state precedute da una attività microsismica l'anno prima circa, per alcuni mesi, e altrettanto un altro terremoto importante che è il 1461. Sottolineano poi gli esperti, uno specifico evento sismico non può essere previsto, chi lo fa procura solo ingiustificato allarme. Il riferimento ovviamente allo studioso aquilano Gioacchino Giuliani che... In linea di massima, queste sono le due scosse, nel 1703 si è attivato il 14 gennaio l'elemento più a nord-est e poi il 2 febbraio dopo 16 giorni l'elemento dell'Aquila che è quello indicato più a... Ricordiamo che il terremoto del 1703, che è quello che insomma, nostra memoria di aquilani più devastante, è quello che distrusse una parte cospicua della città medievale e anche rinascimentale e che portò poi alla ricostruzione di una parte dei monumenti più importanti, soprattutto all'interno. Come si può affermare in positivo la propria ignoranza? Non siamo in grado di prevedere un terremoto, quindi non allarmatevi, e nello stesso tempo escludere che tante piccole scosse preludano ad un movimento tellurico ben più significativo, come è stato fatto da chi ha dipinto Giampaolo Giuliani come una sorta di sciamano mitomane? Sottolineano poi gli esperti, uno specifico evento sismico non può essere previsto, chi lo fa procura solo ingiustificato allarme. Il riferimento ovviamente allo studioso aquilano Gioacchino Giuliani che grazie ad un sensore afferma di poter prevedere di 24 ore gli eventi sismici studiando i raggi gamma del radon emesso dalla crosta terrestre. Insomma, chi è certo di non sapere, come può fare della propria ignoranza una virtù? L'ignorante, quello che non sa, nel nostro caso chi ammette di non poter prevedere un terremoto, non dovrebbe piuttosto fare di tutto per sapere, compreso l'ascoltare ogni considerazione utile, che sia più o meno scientificamente dimostrata? Ora, se gli strumenti preposti sprigionano briciole di attività fuori dall'ordinario e se c'è qualcuno che, non dalla cattedra universitaria d'accordo, ma da casa sua, rintraccia sensazioni di alterazione delle condizioni abituali della Terra, non sarebbe comunque il caso di invitarlo ad un confronto, anziché ridicolizzarlo pubblicamente? Giuliani è stato denunciato ieri per procurato allarme. Però abbiamo provato a fare anche i cattivi, abbiamo provato a dire lei
Qualcuno dice che la Protezione Civile ha sottovalutato 4 mesi di scosse sismiche che hanno preceduto quella più forte. Qui gli italiani si dividono a metà, c'è una metà che dice ma sì, forse sì, un po' di dubbi. Probabilmente infondati, adesso non è l'ora di mettersi a fare questa discussione, ci sono specialmente da parte dei giovani, cioè i giovani manifestano più dubbi sulla sottovalutazione però cos'è l'atteggiamento nei confronti dell'operato della Protezione Civile domandando un voto. Il 51% degli italiani ha dato un voto dal 9 al 10 e il 45% ha dato un voto dal 6 all'8, la media fa 8,6, quindi l'operato della Protezione Civile è assolutamente premiato dagli italiani. Beh,